E poi anche delle perlustrazioni, dove definisco così, tecniche, delle lecce che normalmente fuori casa trova le ragioni per fare anche bene sotto questo aspetto. Però tattica e muscolarità credo che me ne aspetto ancora di più dall'Albino Leff, quindi globalmente è una partita molto interessante e avvincente, come del resto auspichiamo tutti. E allora spazio alla partita con le squadre che sono già scese in campo. Linea Lino Bitto a Bergamo. Inquadrato l'arbitro Rosetti, pensate un po' che importanza danno in federazione a questa partita. Rosetti ha arbitrato nell'ordine la semifinale di Champions League tra Chelsea e Liverpool, il derby di Milano ed ora eccolo qua. Quindi grande arbitro, grande terna arbitrale, grande pubblico, una partita che va gustata attimo per attimo. Il Lecce arriva questa partita dopo la doccia gelata di sabato scorso in casa col Mantova. Ricordate tutti l'andamento grottesco per certi versi di quella partita con il Lecce che ha prima maramaldeggiato contro il Mantova che si presumeva privo di stimoli. Poi invece ha cominciato a soffrire fino a rischiare seriamente la sconfitta, soprattutto dopo le due espulsioni che hanno falcidiato lo schieramento dei giallorossi salentini. Due espulsioni che si sono poi tradotte in due squalifiche e mancheranno quindi Diamutene, anima della difesa del Lecce, e il portiere Benussi che aveva fatto benissimo e aveva soffiato proprio a Rosati il posto di titolare già da qualche mese. Rosati che comunque si è riscattato ampiamente, parte intanto il match parando un rigore davvero decisivo al capocannoniere Godeas. Ariatti subito in possesso di palla, Ariatti è un ex dell'Atalanta, poi l'azione fallosa con Rosetti l'imperioso che va a segnalare il fallo, nessuna protesta e subito Capitan Zanchetta va sul pallone a cercare una traiettoria giusta per il 2 d'attacco. Pertanto, dopo aver a lungo insistito su Valdés, Papadopoulo ha deciso di tornare alla coppia d'attacco, la coppia Tiribocchi e Abruscato, che aveva fatto davvero abbastanza bene in avvio. Intanto seguiamo la traiettoria, il tiro e la palla che esce di un nulla sul colpo di testa. Vediamo, dovrebbe trattarsi di Polenghi, ci sembra. Inserimento a sorpresa, ha girato tutto lo schieramento difensivo, sì, sembra proprio Polenghi. E pallone che esce di un soffio subito in avvio, quindi occasionissima per il Lecce che fa capire di essere venuto qui a Bergamo a cercare la vittoria. Non ha altre chance, non ci sono altre possibilità ragionevoli, matematiche per il Lecce. Intanto Budiansky, il colpo di testa, il pallone finisce fuori dalla linea laterale, c'è la rimessa con le mani per il Lecce. Dicevo dell'obbligo vittoria per gli ospiti, mentre un pareggio potrebbe star bene in teoria all'Albino Leff, Albino Leff che però deve stare attentissimo al Bologna. Il Bologna gioca a Grosseto, non è una trasferta impossibile, il Grosseto è ormai salvo, pertanto probabilmente farà bottino pieno e in caso di pareggio il Albino Leff verrebbe raggiunto dal Bologna. Intanto ruba palla a centrocampo il Lecce, che ha cominciato con un tono decisamente autoritario questa partita. Achille Coser sostituisce Marchetti, anche l'Albino Leff quindi non ha in campo il portiere titolare, portiere del quale si dice benissimo. In campo Achille Coser, originario di Gazzanica, paese del Bergamasco, del quale è originario tra l'altro pure il difensore Foglio. Il tentativo ora con Tiribocchi che affida il pallone a Budiansky, Budiansky verso Angelo, il difensore sorpreso in posizione di fuorigioco. Attentissima la terna arbitrale oggi. Ci sono davvero i presupposti per assistere a una partita regolare anche dal punto di vista dell'arbitraggio. Coser va a recuperare il pallone e lo affida a Serafini. Mattia Serafini, originario di Fano,
il pallone ora per Ruopolo, non riesce a entrare in possesso del pallone, c'è Fabiano, anche egli un ex dell'Atalanta, il brasiliano. Poi Budiansky ostacola fallosamente Carobbio, ma si prosegue per la regola del vantaggio. Carobbio, il sinistro, l'intervento ancora di Fabiano di testa, poi questo strano passaggio di Cristiano che finisce direttamente in fallo laterale. Polenghi originario di Vizzolo Predabissi, un paesino non lontano qui da Bergamo. Calcio di punizione ora sulla linea di centrocampo per l'Albino Leffe. Palla direttamente tra le braccia di Rosati, che sabato scorso in poco più di 10 minuti ha compiuto 3 interventi prodigiosi, guadagnandosi l'applauso a fine partita dei tifosi. Praticamente ha salvato il campionato, una sconfitta sarebbe stata davvero drammatica e pressoché impossibile da recuperare. A 3 punti invece di distanza ancora, i giochi sono aperti, c'è intanto la posizione di fuorigioco e mentre il Albino Leffe si appresta a battere questo calcio di punizione, io direi di andare subito a Pisa a vedere come è cominciata la partita tra Pisa e Rimini. La linea può andare a Tiziana Alla. È partito meglio il Rimini del Pisa qui all'Arena Garibaldi, già un paio di incursioni pericolose della squadra di Acori che ha battuto un calcio d'angolo e soprattutto c'è stata una ammonizione ai danni del difensore centrale nerazzurro Trevisan, che ha steso vantaggiato proprio al limite dell'area, che si stava involando da solo verso la porta. Intanto vediamo il Rimini con Pagano in zona d'attacco, tenta il cross ribattuto, diciamo Rimini più brillante, all'indietro per Lunardini, il pallone morbido ha messo fuori di testa lo stesso Trevisan, poi ha prolungato Gabbioneta, ma riprende ancora il Rimini, costante la pressione dei romagnoli nella metà campo degli avversari. Il Pisa comunque riesce ad uscire, eccolo Gabbioneta che però si fa fermare dalla Camera. La Camera però ha commesso fallo, davvero aggressivo, dicevamo il Rimini in questa fase iniziale della gara. Siamo giunti al 7° minuto del primo tempo, un paio di occasioni appunto per la squadra di Acori, un calcio d'angolo con una deviazione tentata da Porchia che è finita sul fondo. E comunque sicuramente appunto il Rimini è più deciso del Pisa. Vediamo che dunque la squadra di Acori prova nuovamente a venire in avanti con Peccarisi, affida il pallone a Lunardini che poi lo smista verso Vitiello, attaccato Vitiello lo fa girare ancora all'indietro per i difensori centrali, poi finisce sulla corsia di sinistra verso Bravo, si fa vedere Lunardini, riceve il pallone, lo scambia con Bascià. Adesso il Pisa comunque è ben posizionato, il Rimini fa fatica ad avanzare, la Camera allarga, prova questa incursione sulla corsia di destra, richiude ancora il triangolo, si chiude con la Camera, bene per Pagano, anticipato, vedremo se sarà calcio d'angolo. No, non è calcio d'angolo, Pagano si dispera, chiedeva il tocco da parte di Trevisan, rivediamo. Fatto sta che l'arbitro, che quest'oggi è il signor Oscar Girardi della sezione di San Donà di Piave, non ha concesso il corner e dunque può provare a ripartire il Pisa, che fino a questo momento, quando sono passati quasi 8 minuti dall'inizio della gara, non ha praticamente mai messo piede nell'area avversaria. E dunque proviamo a vedere intanto questo pallone in verticale, nulla da fare, fermata anche questa tentativo di azione del Pisa, dunque la linea può tornare a Lino Bitto. Gioco che si sta svolgendo essenzialmente sulla fascia di centrocampo, ora c'è questo tentativo di Budiansky neutralizzato dalla difesa dell'Albino Leffe, ora l'azione fallosa di Ruopolo che aveva ostacolato l'intervento di Polenghi. Riparte ora Giuliato, sbaglia il break di Ruopolo non riesce a servire Serafini, poi il pallone respinto da Polenghi. Angelo, il lancio in profondità per Tiribocchi può controllare il pallone, tenta un tiro davvero impossibile e spreca questa opportunità. Sì, Migliorati può mandarci il replay, il nostro regista,
avrebbe potuto cercare il cross, sicuramente sarebbe stato, avrebbe avuto maggiori probabilità di portare a qualcosa di produttivo. Ha tentato questo tiro, un esatto ibrido tra un tiro e un cross, e fatalmente in queste occasioni il pallone va alle stelle. Ora ha bruscato, c'è spazio per i giocatori del Lecce, ha bruscato in profondità per Ariatti. Ariatti mette il pallone al centro di Ribocchi, pallone che finisce fuori, c'è la deviazione, protesta Serafini, ma Rosetti inflessibile indica la linea dove si dovrà battere il corner. Poi c'è l'intervento del guardaline che rimette tutto in discussione. Applausi del pubblico, delusione ovviamente da parte dei giocatori del Lecce, ma direi di rivedere l'azione che ha portato Tiribocchi al tiro davvero insidioso. Fallo intanto a centrocampo. Zanchetta per Budiansky, Cellini va a disturbarlo, il pallone viene deviato, poi c'è un attimo di esitazione tra i giocatori dell'Albino Leffe. Ora è Carobbio che prende il pallone, due assenze fondamentali anche nell'Albino Leffe, stiamo parlando di Conte, regista della difesa, e di Del Prato, eroico quarantenne che è invece l'anima del centrocampo dell'Albino Leffe. Ora il pallone indirizzato verso Garlini, il cross, la palla aveva però oltrepassato la linea di fondo, come segnala l'assistente Griselli. Ci sarà quindi una rimessa dal fondo, partita che ancora non ha preso una sua identità, ma da segnalare le due occasioni che hanno portato il Lecce ad impensierire la porta difesa da Koser. Ruopolo il controllo, bravissimo Ruopolo a difendere il pallone. Ora c'è Garlini, Foglio, palla verso Cellini, la indirizza al centro, ma c'è Budiansky, Tiribocchi, può partire il contropiede, Angelo cambia gioco, va a cercare dall'altro lato i compagni, ma c'è la testa di Foglio che toglie da guai l'Albino Leffe, che ora riparte con Poloni. Ora Carobbio, palla Cellini, buono il tocco per Cristiano esagera la forza impressa al pallone che finisce fuori, inquadrato Papadopoulo. Lecce che nelle ultime settimane ha un po' invertito il ruolino. Intanto l'arbitro ha imposto a Poloni di togliere la catenina, immediatamente pescato dalla nostra regia Poloni, che ha affidato il monile alla componente della panchina. Tiribocchi in controllo troppo elaborato, viene rimontato da Poloni. Mirko Poloni per Cellini, il controllo su Budiansky. Carobbio osserva il piazzamento dei compagni, affida il pallone a Peluso. Ancora Carobbio, morbido verso Cellini, c'è però la rimonta di Polenghi che mette il pallone in fallo laterale. Cristiano si gira, cerca spazio per il cross, pallone deviato, ancora un fallo laterale per Albino Leffe. Scivola Ruopolo, c'è l'intervento deciso di Fabiano che mette il pallone ancora in fallo laterale, gioco che sembra essersi arenato in quella zona del campo. Ora lamenta una spinta Carobbio, l'arbitro ovviamente non ha alcuna intenzione di assegnare un calcio di rigore. Ora il Lecce prova a ripartire col pallone per Tiribocchi, c'è libero Ariatti, non lo vede Tiribocchi, d'altronde non è dotato nemmeno lui di occhi sulla nuca. Ariatti molto abilmente aveva creato un varco, ora sbaglia il passaggio Budiansky, aveva indicato un possibile corridoio per Tiribocchi, che però non si è avveduto della possibilità offertagli dal compagno. La rimessa con le mani, il colpo di testa, fallo laterale
di Polenghi. Ancora una rimessa con le mani con l'Audino Leffe, mentre arrivano i primi gol. Novità a Brescia, dove l'Ascoli è in vantaggio con questo gol splendido su calcio di punizione di Saverino al 13esimo, un sinistro a girare che va a centrare proprio l'incrocio dei pali alla sinistra del portiere del Brescia, quindi Ascoli 1, Brescia 0. E poi c'è un risultato importante per la classifica: il Grosseto è in vantaggio sul Bologna per 1-0 con un gol segnato da Garofalo, anche questo su calcio di punizione. Linea che torna al campo principale a Lino Bitto. Calcio d'angolo su una occasione per Tiribocchi, ancora Lecce pericoloso, intanto la traiettoria salta, ha bruscato il pallone che finisce ancora in angolo. In difficoltà l'Albino Leffe rispetto a delle accelerazioni improvvise del Lecce, pericolosissimo con Tiribocchi. Vi proporremo il replay tra qualche istante, seguiamo intanto in diretta questo ennesimo corner con la traiettoria che viene facilmente intuita da Koser, che blocca il pallone. Andiamo a vedere il replay intanto dell'angolo di qualche istante fa col colpo di testa, ci sembra, di Serafini all'indietro. Seguiamo ora Carobbio, pallone per Poloni, Carobbio, il tocco d'esterno per Ruopolo, c'è fallo da parte di Cottafava, dice il signor Rosetti, che assegna questo calcio di punizione sul pallone Carobbio col suo sinistro da qualche metro più avanti. Due settimane fa realizzò il gol partita contro il Bologna, una punizione beffa che attraversò la barriera come una lama rovente nel burro e ingannò Antonioli. La distanza in questo caso è ovviamente proibitiva, ma si sono schierati i colpitori di testa, la traiettoria, c'è un tentativo di Gervasoni ma anche una deviazione da parte di Zanchetta, pertanto si andrà al corner. Rivediamo, situazione piuttosto confusa, si ferma Carobbio. Riparte ora, traiettoria tesa, libera la difesa del Lecce, ancora Albino Leffe, Cristiano in area, Cristiano tenta di mettere il pallone al centro col destro che non deve essere il suo piede a quanto abbiamo potuto vedere, riesce comunque a ottenere un altro calcio d'angolo e il solito Carobbio col suo sinistro va a battere. Scendono i due lunghi della difesa, ancora traiettoria tesa, il pallone pericoloso in area, poi c'è Abruscato che perde troppo tempo, finisce per regalare il pallone, l'arbitro fischia Rosetti e da lì a un passo si lamenta il pubblico, ma ha corso davvero un rischio gratuito. Rivediamo, Abruscato ha esitato troppo in una zona del campo dove davvero non si può regalar nulla e Peluso gli aveva soffiato il pallone. Buon per l'attaccante che l'arbitro abbia ravvisato gli estremi per un fallo. Eccolo, Abruscato, ora è Tiribocchi, il tentativo frustrato dall'interdizione di Poloni, poi il campanile alzato da Peluso. Recupera palla il Lecce che ora prova ad amministrare l'azione partendo con Giuliatto, il pallone in area, Tiribocchi, gran controllo, finisce a terra, non c'è fallo, dice l'arbitro, ed è sicuramente un'azione da rivedere perché mi sembrava che Abruscato fosse in condizioni di tentare lo scatto, sarebbe stato autolesionismo puro aver rinunciato alla possibilità di un contropiede per guadagnare un calcio di punizione. Comunque seguiamo intanto Cellini, Marco Cellini, il fiorentino che ha vissuto la sua stagione migliore della carriera proprio qui ad Albino Leffe quest'anno. Calcio di punizione intanto assegnato per fallo proprio di Cellini ed è Polenghi che restituisce il pallone correttamente, evidentemente l'azione dell'arbitro non era stata
sanzionatoria, ma aveva preso tempo. Intanto prova a ripartire il Lecce con Ariatti. Ariatti sbaglia il passaggio, recupera il pallone ai tiribocchi, ora Budiansky va a servire Ariatti, pallone troppo forte. Ariatti arrivò a Bergamo dopo aver lasciato la Fiorentina con i gradi di capitano, contribuì alla promozione dell'Atalanta e poi contribuì anche a quel storico piazzamento dell'Atalanta guidata da Colantuono all'undicesimo posto. Intanto seguiamo quest'azione con l'interdizione di Cottafava, poi il pallone rimane in vita, Peluso, c'è fallo di Poloni, dice l'arbitro. E a questo punto direi di tornare per qualche istante a Pisa a vedere come si evolve la situazione. Tiziana Alla. Ritmi blandi all'Arena Garibaldi, il caldo si fa sentire, si fanno sentire ovviamente anche le assenze nel Pisa che davvero fa moltissima fatica a rendersi pericoloso. Dicevamo del caldo, 22-23 gradi circa la temperatura, il campo comunque in perfette condizioni. Nel Pisa dobbiamo registrare fino a questo momento, quando siamo giunti al 20° del primo tempo, sempre 0-0 il risultato, soltanto un tentativo di Colombo una decina di minuti fa, fermato nell'area piccola mentre tentava un'acrobazia dai due difensori centrali del Rimini, ma vediamo adesso questa iniziativa, un passaggio in profondità completamente sbagliato, non ha problemi, bravo a rinviare. Riprende il pallone Luisi che lo affida a Viviani in avanti verso Gabionetta, fermato, può ripartire il Rimini con la camera, Ricchiuti verso Lunardini, Lunardini allarga su Vitiello, ancora Ricchiuti, vedete, diciamo i ritmi sono piuttosto blandi, Rimini fa girare molto il pallone però ogni tanto affonda, c'è stata in particolare al 16°, ma intanto seguiamo questa incursione del Pisa con Castillo che allarga verso Gabionetta, c'è un avversario su di lui, si tratta di La Camera che lo ferma, Gabionetta però ritorna sul pallone, il brasiliano riesce a riconquistarlo, poi subisce anche fallo, dicevamo c'era stata anche un'incursione molto pericolosa di Ricchiuti che con un numero si era liberato di due difensori, è riuscito a entrare in area, intanto vediamo Castillo non aggancia, però Ricchiuti era riuscito, dicevamo, a entrare in area, ha temporeggiato troppo e si è fatto chiudere. Comunque sicuramente intanto Morello esce di testa dalla propria area di rigore, sicuramente più pericoloso il Rimini rispetto al Pisa, il pallone intanto viene messo fuori perché è rimasto a terra Raimondi, Diego Gabriel Raimondi argentino, il capitano del Pisa, l'arbitro, il signor Girardi chiama i sanitari, c'è stato uno scontro dello stesso Raimondi, rivediamolo, ha subito una spinta ma in realtà non c'è stato nessuno scontro, forse ha appoggiato male una caviglia e dunque una distorsione o qualcosa del genere. Allora mentre i sanitari prestano le cure del caso al capitano del Pisa, la linea può tornare a Lino Bitto. Il Lecce può battere una rimessa con le mani in zona d'attacco, intanto una notazione, Giuliatto che sta andando ora a battere questa rimessa laterale sta giocando di fatto in linea con i tre difensori, per cui lo schieramento che nominalmente era di 3-5-2 in pratica si può formulare sempre con quella formuletta matematica con un 4-4-2 un po' indietro rispetto alle sue precedenti immediate convinzioni. Papadopoulo ha optato per questo schieramento più prudente soprattutto dopo le ultime uscite, intanto il pallone con la respinta di Serafini, poi il fallo di Budiansky, gioco pericoloso su Poloni. Albino Leffe che non ha manifestato alcuna intenzione di serrare i ritmi del gioco, fa caldo anche qui a Bergamo, pertanto i giocatori sanno che devono amministrare le proprie energie lungo tutti
i 90 minuti più un recupero della partita. Tra l'altro le notizie che arrivano da Grosseto certo non invitano l'Albino Leffe a correre rischi inutili. Ovviamente in caso maturasse e andasse in porto la sconfitta del Bologna in Toscana, un pareggio starebbe più che bene all'Albino Leffe, ma sappiamo che siamo solamente a metà del primo tempo, ovviamente può cambiare tutto. Intanto il fallo laterale a favore dell'Albino Leffe, la rimessa, l'arbitro fa cenno che bisogna arretrare di qualche metro, può sembrare un eccesso di pignoleria, ma gli arbitri si fanno rispettare anche attraverso queste puntualizzazioni. Intanto c'è Gervasoni che mette un po' in difficoltà Koser, che rinvia, c'è un grandissimo numero da parte di Cristiano che riesce a tenere il pallone in campo, ma lo regala poi ai giocatori del Lecce. Ancora Cristiano, poi Carobbio, Cristiano, la triangolazione, Ruopolo, Ruopolo per Cristiano, c'è spazio, Cristiano può mettere al centro, il cross viene deviato e c'è calcio d'angolo per l'Albino Leffe, che ha mostrato una grande disinvoltura in questo disimpegno e in contropiede, grande proprietà di palleggio dei giocatori che si trovano a meraviglia, e questa è una delle caratteristiche principali dell'Albino Leffe. Seguiamo il corner, ora c'è questa possibilità per il cross in area, rischio per Rosati col pallone che viene messo ancora in calcio d'angolo. Carobbio. Masiello per il vantaggio del Vicenza. Vedete il suo sinistro nel pieno dell'area di rigore, c'è stato un rimpallo, un'azione un po' convulsa, poi Masiello con il suo sinistro porta in vantaggio il Vicenza. Un parziale importante nell'ambito della lotta per non retrocedere. Vicenza 1, Frosinone 0, dunque il parziale del Menti. La linea a Lino Bitto. Opportunità sulla sinistra per l'Albino Leffe con Poloni, che è stato scaraventato letteralmente gambe all'aria da Polenghi e ha indotto l'arbitro Rosetti a concedere questo calcio di punizione. Continua l'Albino Leffe a sostenere intanto l'azione di prima col pugno di Rosati, che è andato a togliere il pallone dal 7. Carobbio ancora sul pallone, scendono in area i lunghi, la situazione pericolosa con Gervasoni che non è riuscito a deviare il pallone, Rosati si è trovato il pallone tra le mani, intanto ruba ancora il pallone l'Albino Leffe a centrocampo, Albino Leffe che sta prevalendo in questi ultimi minuti. Ruopolo prova a cercare Cellini, l'uscita tempestiva di Rosati, applausi del pubblico, ora Cellini va a spiegarsi con Rosati. Rivediamo l'ultima azione con le scuse di Cellini, che aveva impresso i suoi tacchetti sulle braccia di Rosati. Campanile, c'è Tiribocchi che ferma il pallone con la mano, ora il lancio a sorpresa verso Ruopolo, Ruopolo può controllare in area, Ruopolo scivola maldestramente e sciupa una buona opportunità. Angelo era stato servito, ma c'è l'intervento in anticipo. Carobbio, Carobbio, buona la finta, ma il recupero di Angelo vanifica tutto. Tiribocchi, Budiansky, molto bene. Ariatti, Ariatti sulla sinistra, serve a Bruscato che era in palese posizione di fuorigioco.
ha tardato un po' Giuliatto a dettare il passaggio sulla sinistra, questo perché, come dicevo prima, Giuliatto sta giocando sulla linea dei difensori. Tiribocchi infastidisce fallosamente Poloni. Cellini si gira molto bene, traversa, incredibile. Cellini ha controllato un pallone quasi sulla linea di fondo campo, ha effettuato un tiro cross che ha colpito il legno sulla testa di Rosati. Carobbio, pericoloso l'albino Leff, quindi dopo le tre occasioni che abbiamo annotato sul nostro taccuino per il Lecce, cioè la seconda ora non riesce Cellini a servire Cristiano. Lancio in profondità dove non c'è nessun giocatore del Lecce, esce il portiere Koser. Koser prende tutto il tempo necessario. Rivediamo intanto, forse c'è stata una deviazione pure di Cottafava, fatto sta che Rosati se l'è vista davvero brutta. Zanchetta si è visto poco fino a questo momento, il capitano anche lui sacrificato in compiti di copertura, perde questo pallone, buon per lui che gli torni tra i piedi. Cottafava, Fabiano anche lui, dicevo, un ex dell'Atalanta, arrivò qui 19enne, solo 81 minuti giocati in quella stagione, poi andò in C1 e infine la risalita a Lecce. Angelo intanto con Nazionale non riesce nel controllo alquanto difficoltoso. Budiansky, Zanchetta per Arriatti, non ha un controllo felice Arriatti, regala il pallone all'albino Leffe, ora è Cellini prova a portarsi il pallone al centro, ma c'è il recupero dei giocatori del Lecce. Tiribocchi sorpreso dalla traiettoria del pallone. Gervasoni recupera il pallone. Zanchetta, Cottafava, Giuliatto, la finta col tunnel di Arriatti, poi il pallone che viene messo in calcio d'angolo dai giocatori dell'Albino Leff. Ci riprova il Lecce quindi con Zanchetta. Piazza con estrema cura il pallone Zanchetta. Scendono i lunghi, la traiettoria, la respinta di testa della difesa. Poi c'è Cristiano che contende il pallone a Zanchetta. Cristiano riesce a liberare, applausi del pubblico e c'è l'opportunità per Ruopolo, Cellini fallisce l'aggancio, ma l'azione ancora vivo, scivola Cellini, gli è capitato di tutto in pochi metri. Pallone all'indietro, ma l'azione ancora viva e c'è il calcio d'angolo. Si rammarica Cellini, in effetti ha sciupato un'occasione ghiottissima. Ruopolo aveva servito un pallone d'oro al numero 9 Marco Cellini. Calcio d'angolo, fallo in attacco, è stato Serafini a spintonare vistosamente l'avversario, ora Papadopoulo. Il Lecce deve rammaricarsi per l'andamento interno, dicevo che nelle ultime settimane è un po' rovesciato quello che era stato il ruolino di avvio di campionato. Il Lecce che ha vinto in trasferta con regolarità e ha fallito invece in casa due opportunità ghiottissime, una col Pisa e l'altra col Mantova per mettere punti cascina. C'è l'errore ora con Angelo che si avventa sul pallone, ma Poloni alla meglio,
Ruopolo, Carobbio allarga, Foglio, Garlini, giocatore nato a Bergamo, Garlini, buono il movimento ma recupera la difesa del Lecce. Tiribocchi converge verso il centro, Tiribocchi, ma viene chiuso da Foglio, due uomini, manovra a tenaglia, evidentemente è un sorvegliato speciale Tiribocchi, esemplare l'Albino Leffe in questi movimenti di copertura. Albino Leffe che ora deve difendersi da questo tentativo di Abruscato, Abruscato, non c'è nessun compagno, Abruscato, il pallone al centro, Tiribocchi, gol! Lecce in vantaggio! Azione fortunosa che ha portato Tiribocchi a trovarsi solo con la porta spalancata. Rivediamo, Abruscato, non aveva nessun compagno, poi mette questo pallone al centro, Ariatti non riesce ad arrivare col tallone, colpisce il pallone Koser e poi per Tiribocchi è facilissimo mettere il pallone in rete, svolta quindi qui allo stadio Atleti Azzurri d'Italia nel momento migliore dell'Albino Leffe, passa il Lecce con Tiribocchi in azione di contropiede ed era proprio lo schema che Papadopoulos aveva cercato, immaginato e anche sognato, direi. Bravissimo Abruscato a mantenere il possesso del pallone, ad aspettare l'inserimento dei due compagni di squadra e a servire il cross dal quale poi è scaturito, ripetiamo, in maniera fortunosa l'assist d'oro per Tiribocchi. La traiettoria, intanto il colpo di testa, palla alta di un soffio. Dovrebbe essere Gervasoni il giocatore. Rivediamo. Era sulla traiettoria comunque Rosati. 1-0 per il Lecce, partita che prende una piega favorevole agli ospiti. E c'è la tribuna dei sostenitori leccesi, sono almeno 3.000. Giunti qui a Bergamo dopo un viaggio non da poco. Che è davvero in tripudio. Ma la partita è ancora lunga. Ruopolo, c'è fallo, dice Rosetti. E approfitterei di questa piccola pausa per andare a vedere cosa sta succedendo a Pisa. La linea va a Tiziana Alla. Il Pisa ha mostrato timidi segnali di risveglio, in un paio di occasioni è riuscito ad accelerare e in una in particolare poco dopo la mezz'ora, l'azione sicuramente più pericolosa di tutta la partita, Castillo, un'azione che si è sviluppata tutta in verticale, Castillo al limite dell'area ha lasciato partire un fendente di sinistro che il portiere del Rimini è riuscito a deviare in angolo. Sicuramente dicevamo l'azione più pericolosa di tutta la gara, ne sono seguite poi un altro paio sempre firmate dal Pisa, intanto c'è l'ammonizione per Porchia da registrare dunque al 37esimo del primo tempo, il primo ammonito del Rimini è Porchia, Rimini che per la cronaca ha effettuato una sostituzione, è uscito il terzino destro Vitiello, problemi fisici, ed è entrato in campo al suo posto Catacchini. Questo intanto è il fallo su Colombo di Porchia che ha determinato appunto il cartellino giallo per il centrale del difensore centrale del Rimini. Dicevamo il Pisa ha preso un po' di coraggio e soprattutto quando riesce a sviluppare l'azione in velocità ha creato un paio di pericoli non trascendentali, a parte l'azione già segnalata, la conclusione già segnalata di Castillo al 31esimo. Intanto avete visto inquadrato Acori, comunque una partita che procede a ritmi abbastanza blandi, molto spezzettata. C'è un fallo, in questo caso il gioco è stato fermato per questo fallo di Lunardini ai danni di Gabionetta, dunque si riprenderà con un calcio di punizione in favore del Pisa quando siamo giunti al 39esimo minuto del primo tempo, ricordiamo il risultato sempre 0-0, intanto il pallone messo in mezzo da Trevisan ma si chiude
la morsa dei difensori centrali del Rimini, che può provare a ripartire con la camera che innesca Ricchiuti, chiuso bene però dallo stesso Trevisan in fase di ripiegamento. E allora avanza Viviani, che cerca Colombo, però non riesce a controllare. Colombo ha toccato con un braccio, ovviamente protesta Corrado Colombo, ma il tocco c'è stato, dunque nulla da fare ancora per il Pisa. Intanto rivediamo, questo è stato il tocco incriminato. Catacchini in profondità, l'azione viene fermata, poi Raimondi indietro verso Trevisan, che opterà probabilmente per il rinvio lungo, così è, per lo scatto di Danna, anzi si trattava di Colombo, fermato bene in questo caso da Peccarisi, che affida poi a Lunardini, poi Ricchiuti verso Pagano, imbastisce di nuovo l'azione d'attacco il Rimini, ma con una certa lentezza, da Basciano nuovamente a Lunardini, che scarica sulla sinistra verso la camera, si fa vedere bravo, tenta il cross, il pallone rinviato, messo fuori dalla difesa del Pisa, che prova a ripartire, superata, no, non riesce a superare però la linea di centrocampo il Pisa. Vedete, l'azione si ferma nuovamente, il pallone viene nuovamente depositato sui piedi dei difensori centrali, poi mezza via verso Danna, ma c'è una variazione, linea allo studio. Modena in vantaggio su calcio di rigore con il Ravenna, e intanto ci sono da segnalare anche due risultati molto importanti per la classifica: il 3-0 del Grosseto sul Bologna, dopo il gol dell'1-0 il raddoppio con Daniele Vicius, il terzo gol con Consonni, e il vantaggio del Mantova sul Chievo con Godeas. Linea che torna al campo principale, Lino Bitto. Una girandola di risultati davvero incredibili, che ovviamente finiranno per pesare su questa partita, ma l'Albino Leffe ovviamente non ha alcuna intenzione di aspettare quello che avviene a Grosseto, vuole rimediare, e a questo punto davvero anche un pareggio avrebbe un valore eccezionale per i lombardi. Tanto c'è da registrare qualche istante fa una azione di contropiede con il pallone finito ad Angelo sulla destra. Angelo si è presentato in area ma è stato fermato all'ultimo momento, ma questo sarà un tema che vedremo svilupparsi nei prossimi minuti, perché chiaramente il Lecce a questo punto può giocare in maniera disinvolta la sua arma migliore, che è quella del contropiede. Abbruscato, Tiribocchi e Angelo possono essere davvero letali con lo schieramento dei padroni di casa, che fatalmente dovrà offrire spazi maggiori. Giuliatto intanto manda a gambe all'aria Garlini, non c'è fallo. Budiansky rabbioso su Carobbio, fischia il fallo. Carobbio in area per Ruopolo, il controllo di testa, Cellini, Ruopolo, Cellini, il tiro, posizione regolare di Cellini, che si mette le mani ai capelli. Occasionissima per l'Albino Leffe, mentre Gervasoni e Serafini stavano per combinare un pasticcio nella propria area regalando. Rivediamo intanto l'occasione, Ruopolo, Cellini, Ruopolo. A questo punto Cellini, secondo il guardaline, era in posizione regolare. Aspettavano tutti il fischio dell'arbitro, che non è arrivato. Buon per il Lecce, che Rosati sia stato in grado di respingere. Ora Tiribocchi sulla destra, Tiribocchi mette in area, ha bruscato all'indietro il piatto di Ariatti, pure il destro, non era certo il colpo migliore del numero 19, che finisce per passare un innocuo pallone a Coser. Prova ora Foglio, pallone per Cellini, di testa millimetrico, Ruopolo difende benissimo,
Ruopolo per Canobbio in sinistro, palla che si alza di pochissimo, mentre c'è un giocatore del Lecce a terra, si arrabbiano e Zanchetta, si arrabbia la panchina, se la prendono con l'arbitro e con i giocatori dell'Albino Leffe. Ma dobbiamo dire che nessuno si era accorto dell'incidente occorso al giocatore del Lecce, e poi in ogni caso vale la regola che è l'arbitro a decidere se e quando fermare il gioco per consentire i soccorsi ai giocatori infortunati. Esce da campo ora Zanchetta, si disseta, mentre Rosetti fa cenno a Rosati di riprendere il gioco. Traiettoria lunghissima, salta bruscato, non c'è nessuno, però nessun compagno alle sue spalle. Carobbio, Ruopolo, Ruopolo il controllo, ancora Ruopolo in possesso del pallone, grande potenza di Ruopolo che poi però cede a Polenghi. Carobbio, hanno davvero una capacità eccezionale Ruopolo e Cellini di trovarsi, di inventare triangolazioni, sfruttando ciascuno al meglio le proprie potenzialità, la forza. Carobbio, intanto la conclusione da fuori area di Carobbio, pallone centrale. Dicevo, la potenza di Ruopolo, l'agilità e la velocità di Cellini. Gervasoni di testa, Peluso per Cristiano, Poloni, Albino Leffe comunque vivo, un minuto di recupero, pallone di testa da Ruopolo per Cellini, Cellini lamenta un fallo di mano che l'arbitro non ha visto. Opportunità quindi per l'Albino Leffe sfumata, mentre c'è il fallo di Foglio, fallo di frustrazione con cartellino giallo, ma prego la regia di mandare in onda il replay, il controllo di Cellini e poi sì, potrebbe starci il fallo di mano di Fabiano, sicuramente involontario, ma le braccia erano distanti dal corpo. Eravamo comunque fuori dall'area, azione che affido tutta al nostro moviolista Alessio Maldini. Tocco all'indietro per Coser, Peluso in possesso di palla, fischia Rosetti, finisce il primo tempo. Il Lecce è in vantaggio per 1-0, gol di Tiribocchi. E situazione che rispetto all'avvio di partita si fa estremamente interessante per il Lecce, che raggiungerebbe l'Albino Leffe al secondo posto e distanzierebbe il Bologna. Ripeto, gli scontri diretti in questo caso sarebbero tutti a favore del Lecce, Lecce che quindi a sorpresa incredibilmente si troverebbe secondo in classifica, e in questo momento il Lecce è virtualmente promosso in Serie A, ma ci sono altri 45 minuti da giocare e sarà davvero interessantissimo seguire cosa accadrà. La linea torna allo studio. E noi giriamo subito la linea a Tiziana Alla, perché si gioca ancora a Pisa, quindi andiamo a seguire le ultime battute di Pisa Rimini. A te Tiziana. Sì, siamo nel terzo minuto di recupero e ci sono state un paio di occasioni, una per parte davvero pericolosa al 44esimo per il Rimini. Lunardini nell'area piccola ha praticamente tirato a portiere battuto, un difensore ha respinto la sua conclusione. Due minuti dopo invece è stata la volta del Pisa, uno slalom bellissimo di Gabbionetta che è entrato in area in posizione centrale, ha lasciato partire un bel sinistro deviato in angolo, dunque la partita si è un po' animata in questi minuti finali.
Abbiamo superato anche a questo punto il terzo minuto di recupero, non è stato inquadrato il quarto uomo con la lavagna luminosa, quindi non vi sappiamo dire quanti ne abbia concessi l'arbitro, il signor Girardi. Sappiamo comunque che ci sono state due interruzioni abbastanza lunghe. Il Pisa ci riprova intanto con Castiglio, però costretto a decentrarsi, mette il pallone in mezzo, c'è una deviazione e dunque il Pisa avrà la possibilità di battere il suo terzo calcio d'angolo. Il Rimini finora ne ha battuti 5. Dicevamo due interruzioni abbastanza lunghe per due incidenti nelle aree opposte, uno un incidente a Catacchini, l'altro quello che avevamo visto al capitano del Pisa Raimondi. Comunque c'è tempo per battere questo calcio d'angolo con tutta calma, comunque sembra che il Pisa si stia avvicinando dalle parti della bandierina, l'arbitro sta probabilmente sollecitando le operazioni, va Danna a battere, vedete Acori, e a questo punto così finisce. Il Pisa ha perso troppo tempo, ci sembrava che se la stesse prendendo un po' troppo calma, adesso c'è i nerazzurri che vanno a protestare con l'arbitro, ma d'altra parte se la sono voluta, possiamo dire, ci hanno messo davvero troppo per prepararsi a battere questo terzo calcio d'angolo del primo tempo, quindi corner che non è stato battuto, il primo tempo dunque finisce qui sul risultato di 0-0, predominanza del Rimini nel possesso di palla, il Pisa si è reso pericoloso con 2-3 contropiedi, soprattutto comunque nella fase finale dei primi 45 minuti di gioco ha dato segni di risveglio la squadra di Ventura. Speriamo che il secondo tempo ci riservi un po' più di emozioni. Dunque 0-0 al termine dei primi 45 minuti tra Pisa e Rimini, la linea che può tornare allo studio. Tiziana, io chiedo alla regia di andare subito a Cesena, allo stadio Manuzzi, per vedere le ultime fasi di gioco di Cesena-Avellino. C'è il Cesena che sta per battere un calcio di punizione al limite dell'area, l'arbitro Giannoccaro di Lecce ha il suo da fare per far rispettare la distanza dal pallone, c'è un gran movimento in area per la sistemazione della bardiera, il portiere dell'Avellino Pantanelli richiama i suoi per disporre al meglio gli uomini per opporsi a questo tentativo. Il calcio di punizione battuto, ribattuto ancora, palla attiva in area, si gioca con grande determinazione all'interno dei 16 metri dell'Avellino. Adesso c'è un calcio di punizione in favore della squadra campana, gara che è cominciata con un po' di ritardo rispetto alle altre partite, con 5 minuti di ritardo mi segnala Alessio Maldini. Siamo nell'ultimo minuto di gioco e andremo a vedere fra poco il recupero che vorrà concedere l'arbitro Giannoccaro, mentre abbiamo rivisto il calcio di punizione battuto dal Cesena e ribattuto dalla barriera. Il rinvio dal fondo che parte dal piede di Pantanelli, la palla che spiove e finisce nella metà campo avversaria, saltano due giocatori per intercettare il pallone, 2 minuti di recupero segnalati dal quarto uomo, quindi ancora 2 giri di lancette a disposizione delle due squadre per cercare di sbloccare il risultato, di rompere l'equilibrio che ha caratterizzato questa partita drammatica per la lotta a salvezza, in pratica uno spareggio fra due squadre che sono in fondo alla classifica. Ricordiamo che il Cesena ha da recriminare in questo primo tempo per un calcio di rigore non concesso pochissimi minuti fa e poi per un gol annullato, un gol che era stato segnato dal capitano Emiliano Salvetti e che è stato annullato dall'arbitro Giannoccaro. Per quanto riguarda il rigore andremo a vederlo poi con Alessio Maldini e cercheremo di appurare che cosa è successo nell'area dell'Avellino. Intanto si gioca ancora a Cesena e si lotta per il possesso di palla sulla tre quarti, riconquistano il pallone i giocatori del Cesena, Salvetti l'appoggio per un compagno libero in mezzo all'area, cerca lo spazio per lanciare un compagno che scatta in avanti, poi l'azione che parte sul settore di sinistro, c'è un fallo di un giocatore dell'Avellino che poi rimedia anche il cartellino giallo per Conticchio, cartellino giallo sventolato dall'arbitro Giannoccaro per il fallo che stiamo rivedendo, un fallo evidentissimo commesso su Biserni, sull'esterno sinistro del Cesena Biserni. Siamo entrati nel secondo minuto di recupero, mancano circa 45 secondi allo scadere, con l'Avellino che può battere un calcio di punizione
mentre vediamo inquadrato l'allenatore del Cesena Fabrizio Castori, il calcio di punizione che sta per essere battuto da Botta per il Cesena sul pallone. Botta probabilmente opterà per un cross in area, tanti giocatori all'interno dell'area dell'Avellino, a traiettoria molto lunga, pallone che finisce dalla parte opposta dove c'è il controllo di Moscardelli, cross in mezzo, il tiro, il gol del Cesena. Cesena in vantaggio nei minuti di recupero, il tocco decisivo ad un passo dalla porta spalancata e passa in vantaggio quindi il Cesena al 47esimo del primo tempo, un gol meritato per quello che aveva fatto vedere il Cesena negli ultimissimi minuti. Cercheremo di capire chi è l'autore del gol in mischia mentre vediamo il cross, il pallone che spiove in aria e la conclusione del numero 5 del Cesena che mette il pallone in rete. Il numero 5 del Cesena, Cusaro, quindi autore del gol Cusaro, che vediamo ora inquadrato, festeggiato dai compagni, e Cesena che chiude il primo tempo in vantaggio sull'Avellino, in vantaggio per 1-0. Sono finite tutte le partite, possiamo quindi tornare in studio. Chiedo un commento a Giancarlo De Sisti partendo proprio dalle ultime fasi che abbiamo visto, una partita veramente incredibile, una tensione che si poteva avvertire addirittura dallo schermo, e Cesena che è riuscito a trovare questo gol importante, perché andare in vantaggio in una partita così, andare negli spogliatoi con il vantaggio di 1-0, credo che sia una cosa molto importante poi per la ripresa. E con questo gol io non so se poi riuscirà a portarlo a compimento il risultato massimo il Cesena, che richiamerebbe l'Avellino nella zona bassa, perché tra il Cesena e l'Avellino ci sono altre tre squadre, quindi cinque squadre, e con 27 che ha il Cesena prima di cominciare questa partita, vincendo si porterebbe a 30 contro i 34 dell'Avellino. In mezzo c'è Treviso ed altre, la Ravenna ed altre, un'altra squadra, quindi questo è veramente un campionato affascinante, se la giocano fino in fondo. Sì, abbiamo detto spesso che ci faceva impressione vedere il Cesena in fondo alla classifica, ma qui abbiamo Cesena e Avellino, due squadre, sì, di grande tradizione del calcio italiano in Serie A negli anni, qualche anno fa. Sì, dici proprio bene, certamente campionato di ottimo livello questo, abbiamo visto come fino all'ultimo istante il Cesena ci abbia provato, il Moscardelli che ha messo la palla in mezzo per Cusaro in mischia e questo gol. Però io credo che ci sarà ancora una buona reazione nel secondo tempo, perché questa è una partita di quelle che valgono veramente una stagione. Abbiamo molto da commentare in questo primo tempo, perché ci sono dei risultati clamorosi, a parte la gara che stiamo vedendo con l'Albino Leffe che sta perdendo in casa con il Lecce, forse non ce l'aspettavamo visto le ultime uscite dell'Albino Leffe. Sì, ha dato la sensazione di fare troppi calcoli l'Albino Leffe, giocando in maniera troppo compassata, troppo raccolta, lasciando gli attaccanti a, diciamo così, un po' allo sbaraglio, a quello che sarebbe successo con eventuali rilanci, mentre l'Albino Leffe è una squadra molto quadrata. E fin dal primo calcio piazzato da sinistra verso destra, dove Polenghi è arrivato il leggero, cioè non ha colpito benissimo, quello è uno schema, perché il Lecce con quel calcio di punizione che viene battuto oltre il secondo palo ci ha fatto già diversi altri gol, quindi è una partita che poi si è ravvivata verso la fine, quando l'Albino Leffe ha costruito un paio di situazioni veramente belle. E allora, risultati di questi primi 45 minuti, chiedo alla regia di mandarci la grafica. A Bergamo Lecce 1, Albino Leffe 0, a Bari Treviso 1, Bari 0, a Brescia Ascoli 1, Brescia 0, Cesena Avellino 1-0, Grosseto Bologna 3-0, Mantova Chievo 1-0, Messina Spezia 0-0, Modena Ravenna 1-0, Pisa Rimini 0-0, Triestina Piacenza 0-0, Vicenza Frosinone 1-0. Io direi di andare subito velocemente a vedere i gol di questi primi tempi con le immagini montate da Andrea Nizzardi, e partiremo proprio da Albino Leffe Lecce, la gara che abbiamo seguito in diretta. Albino Leffe che Lecce, scusate, che è in vantaggio per 1-0 grazie al gol segnato al 34esimo da Simone Tiribocchi, il pallone che viene messo dentro, non ci arriva Ariatti, la palla che sbatte sul piede del portiere Coser, e poi c'è
Tiribocchi che è lì ad un passo, per lui è un gioco da ragazzi mettere il pallone nella porta sguarnita. Brescia-Ascoli, l'Ascoli in vantaggio a Rigamonti con un gol segnato da Saverino su calcio di punizione al 13esimo, un gran sinistro a girare che pesca l'angolino più lontano all'incrocio dei pali alla sinistra del portiere. Cesena-Avellino, l'abbiamo visto in diretta nei minuti di recupero negli ultimi secondi, il gol di Cusaro al 47esimo in pieno recupero, è il gol dell'1-0 per il Cesena. Modena-Ravenna, Modena in vantaggio per 1-0 grazie al gol segnato da Pinardi al 40esimo su calcio di rigore. E poi Vicenza-Frosinone, Vicenza in vantaggio con un gol di Masiello al 25esimo. Il gran tiro di Masiello che approfitta di un bisticcio difensivo dei giocatori del Frosinone e porta in vantaggio il Vicenza. Abbiamo anche degli episodi da Moviola da esaminare insieme ad Alessio Maldini, quindi io do la parola a lui. Alessio. Sì, andiamo a Cesena proprio per il giallo del rigore prima concesso dall'arbitro Giannoccaro e poi su segnalazione del guardalinee è tramutato in calcio d'angolo. Questo primo un episodio in area del Cesena, un contrasto tra Ola e Cipriani, cioè la trattenuta di Cipriani, l'arbitro non ha concesso il calcio di rigore ma ha concesso il fallo a favore della squadra del Cesena. I due si trattengono un po', però l'arbitro ha visto questa trattenuta del giocatore dell'Avellino sul giocatore del Cesena e ha concesso il calcio di punizione. Andiamo a vedere adesso invece l'episodio, c'è un colpo di testa di Paponi, arriva De Angelis con il pugno e devia la palla in calcio d'angolo. L'arbitro ha concesso il calcio di rigore e ha ammonito il giocatore dell'Avellino. Poi si è consultato con l'assistente Costa e ha concesso solo il calcio d'angolo. Giancarlo, come lo vedete? Mi sembra un intervento col pugno, non si può saltare in questo modo in area di rigore. No, assolutamente. È incomprensibile come De Angelis cerchi di tirarsi su in questa maniera, è in chiaro ritardo, il giocatore del Cesena lo anticipa di testa, è vero che è una distanza ravvicinata, ma non c'è ragione che lui tenga le braccia così alte, almeno il braccio destro. Sì, poi dal calcio d'angolo c'è un gol annullato a Salvetti per fuorigioco, però le immagini non sono chiare. Questo invece è il rigore per il Modena contro il Ravenna, il cross di Fantini, anche qua si gira a pivotto col braccio alzato e l'arbitro Airoldi ha concesso il calcio di rigore. Anche qui secondo me forse più evidente l'altro. Sì, sicuramente più evidente l'altro. Qui salta col braccio alzato, la distanza sì, saranno 2-3 metri, però il pallone non è velocissimo, è un po' scomposto il gesto di pivotto. Anche qui ha concesso il rigore l'arbitro, secondo me giustamente. Mi pare che non faccia una piega, è vero che è un discorso di eventuali di equilibri quando ci si alza in aria così, però il braccio non deve stare lì, giusto il rigore. Per il momento con la Moviola è tutto. Squadre che stanno per fare il loro rientro in campo a Bergamo, io chiedo un commento veramente telegrafico a Giancarlo, stiamo assistendo ad un altro terremoto in testa alla classifica perché perdono il Chievo e il Bologna. Veramente l'occasione d'oro per il Lecce, questa non so se riuscirà a sfruttarla pieno, però mi aspetto anche una certa reazione da parte dell'Albino Leffe in una domenica, in un sabato diciamo condizionato dalla calura. E allora vediamo se ci sarà la reazione dell'Albino Leffe. Linea a Lino Bitto allo stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo. Tutto è pronto per l'inizio delle operazioni del secondo tempo, Rosetti guarda i suoi collaboratori, perfetta puntualità, ora mette mano al fischietto e dà il via a questo secondo tempo. Intanto una curiosità, prima nel primo tempo in occasione del, seguiamo questa occasione con il Lecce che spazza, dicevo che in occasione del calcio d'angolo prima segnato e poi revocato al Lecce è stato lo stesso Tiribocchi ad ammettere davanti all'arbitro su sollecitazione dei difensori dell'Albino Leffe di essere stato lui l'ultimo a toccare il pallone, pertanto un applauso personale mio ma immagino di tutti quanti. Intanto il pallone con Rosati costretto a metterlo in corner, era un tiro insidiosissimo anche perché in quella posizione Rosati aveva il sole di fronte e disturbava notevolmente la visuale.
dicevo, dell'applauso a Tiribocchi per la sua sportività. Intanto seguiamo il calcio d'angolo. Carobbio all'indietro, c'è il cross in area completamente sballato, pallone che finisce direttamente sul fondo. Comincia dunque l'Albino Leffe in attacco, Albino Leffe che ci crede. Sicuramente sono stati informati negli spogliatoi dell'evoluzione incredibile dei risultati di questi primi tempi della 39esima giornata del campionato di Serie B, e i giocatori hanno capito quale importanza avrebbe anche un pareggio in questa situazione, che qualora ovviamente i risultati venissero confermati porterebbe anche il Chievo alla portata dei padroni di casa. Carobbio, pallone a terra, Poloni all'indietro, Serafini ancora all'indietro, momento di imbarazzo per Albino Leffe. Poi il lancio a cercare il solito Ruopolo, capace davvero di far reparto da solo, grande giocatore. Una scoperta per l'Albino Leffe, capace di scovare talenti un po' dappertutto. Angelo intanto, gran numero, ha bruscato, controllo viene fermato però da Cristiano. Riparte Cristiano, affida il pallone a Carobbio. Carobbio per Cellini. Il fallo di Zanchetta che rimedia pure il cartellino giallo, seconda ammonizione della giornata. Intervento da dietro, duro, ci sta tutto il cartellino giallo. Novità a Modena, calcio di rigore per il Ravenna, Succi dagli 11 metri, il tiro, il gol. Quindi Modena 1, Ravenna 1, proprio in avvio di secondo tempo, il pareggio su calcio di rigore per il Ravenna. Linea che torna a Bergamo, Lino Bitto. Si è persa nella vastità di una zona non presidiata da nessun giocatore dell'Albino Leffe questa opportunità col calcio di punizione tirato da Carobbio. È finito direttamente oltre la linea di fondo il rinvio di Rosati, colpo di testa di Ariatti, poi Poloni, Zanchetta indirizza verso Fabiano, poi c'è Angelo. Tentativo di rovesciata di Peluso che subisce fallo. Si scusa Angelo a modo suo, incitando l'avversario. Carobbio, il lancio sbagliato, ma c'è il tocco di mano di Garlini. Leggerezza di Giuliatto, Giuliatto che ricordiamo gioca come quarto uomo nello schieramento di difesa. Una delle due variazioni apportate da Papadopoulo con grande sagacia, dobbiamo dire almeno fino a questo momento, rispetto alla scorsa uscita del Lecce. Difesa a 4 è la prima volta in questo campionato, almeno a nostra memoria, e soprattutto il ritorno, l'attacco con due punte, Tiribocchi riesce a toccare il pallone d'esterno ma non riesce a dare forza al suo tiro che finisce facile preda di cose. Dicevo, il ritorno alla coppia d'attacco Tiribocchi ha bruscato, sicuramente più idonee a giocare in gioco di rimessa. Cellini intanto riesce a servire Ruopolo, il tiro di Ruopolo, la prodezza di Rosati, e Rosati si conferma uomo dei miracoli. Ancora una volta quei due lì in avanti dell'Albino Leffe sono riusciti a trovarsi a meraviglia. Rivediamo con Ruopolo che ha potuto tirare, ma è stato bravissimo Rosati a rubargli il tempo, andare incontro al giocatore, a riuscire a mettere in corner battuto. In questo momento Rosati esce a vuoto, lamenta un fallo che Rosetti non ha visto. Va a spiegarsi Rosati lamentando la spinta subita.
Rosetti fa cenno di non aver visto nulla. Occasione quindi per Albino Leffe che rimane in partita. E Lecce che non può, capisce di non poter puntare semplicemente a difendere l'1-0. Linea subito all'Arena Garibaldi perché c'è una novità, Tiziana Alla. Sì, il Rimini è passato in vantaggio al secondo minuto e 30 secondi con questo calcio di punizione, davvero una bomba scagliata da Daniele Vantaggiato, era anche abbastanza centrale, abbiamo visto, ma il portiere del Pisa, Morello, non è riuscito ad arrivarci, dunque la rivediamo anche da questa inquadratura, il grandissimo destro dalla lunghissima distanza, comunque probabilmente c'è anche un difetto di posizionamento del portiere Morello perché davvero la distanza era notevolissima. Comunque dunque Rimini in vantaggio, Pisa in allo studio. Sì Tiziana, solo per il raddoppio del Vicenza sul Frosinone, parliamo della partita del Menti, il colpo di testa di Terranova per il 2-0 del Vicenza, ti restituisco la linea. E allora dunque è passato in vantaggio allora il Rimini, c'era stata proprio nel primo minuto una occasione per il Pisa sulla quale un pallone spiovente in area era uscito non benissimo il portiere del Rimini, Consigli, che si era anche leggermente infortunato, e poi a sorpresa il Rimini invece è passato in vantaggio su calcio di punizione. Vedremo come reagirà il Pisa. Danna per Castillo, fa girare per Colombo, non si intendono i due, Colombo era scattato per andare a ricevere il passaggio in profondità al centro dell'area. Vedete inquadrato Leonardo Cori, il tecnico del Rimini, che proprio in settimana ha preannunciato l'addio alla squadra romagnola dopo 6 anni a detta di tutti bellissimi. Ricordiamo, a Cori aveva preso il Rimini in C2, in 3 anni lo aveva portato in Serie B. Al termine però di questa stagione ci sarà il divorzio tra i due, si è concluso un ciclo, ha detto a Cori, e non ci sono le possibilità per un rafforzamento ulteriore della squadra, è stato fatto il massimo, ha detto a Cori, a questo punto preferisce andare a fare altre esperienze. Intanto vedete inquadrato il capitano del Rimini, Ricchiuti, è il Rimini che avanza con Pagano, lo slalom di Pagano finisce giù dopo il contatto con Mezzaviglia, tutto regolare dice il signor Girardi. Allora prova a ripartire il Pisa con Castillo che fa scorrere il pallone, però è costretto a decentrarsi, Castillo parte il cross troppo sul portiere, Consigli non ha problemi, era rimasto, abbiamo detto, leggermente infortunato al ginocchio sinistro, Consigli, ma ci sembra che abbia completamente ripreso l'efficienza fisica. Poi c'è questa entrata di questo scontro fra Lunardini e Danna, il signor Girardi dà ragione al giocatore del Pisa, in effetti così è, un'entrata a gamba tesa di Lunardini, e dunque il Pisa è chiamato a questo punto a reagire. Ricordiamolo che in caso di vittoria il Pisa centrerebbe aritmeticamente la sesta posizione, dunque l'ultima valida per i playoff, in questo caso invece il Rimini si sta rifacendo sotto, in questo momento è a 5 punti dalla squadra toscana, e visti anche appunto i risultati sarebbe importante una situazione diversa per il Pisa. Intanto Castillo finisce a terra dopo questo scontro con Catacchini, è proprio in mezzo all'area di rigore, ma da queste immagini non ci sembra di, ci sembra di poter dar ragione al signor Girardi che ha detto di proseguire. Castillo si era girato a guardare Catacchini, lo ha anche ostacolato nello stacco, e dunque nulla di fatto, riparte allora il Rimini con il rinvio lungo, il Pisa cioè con il rinvio lungo, fermato Gabbionetta da Bravo, c'è il fallo, Gabbionetta Bravo alza le mani, ma non gli basta questo per evitare il cartellino giallo, ha preso nettamente per la maglia Gabbionetta che gli era sfuggito. Bravo è tra i diffidati del Rimini, dunque salterà la prossima gara sabato prossimo, un interessantissimo scontro fra lo stesso Rimini e il Brescia. Dunque seguiamo questo calcio di punizione in favore del Pisa e poi eventualmente cederemo la linea nuovamente a Lino Bitto, cioè Luisi sul punto di battuta, si avvicina anche Zavagno,
Il fischio dell'arbitro parte Luisi, il pallone morbido in mezzo, nessuno lo riesce a toccare, c'è anche un fallo ai danni di Porchia commesso da Colombo. Dice il signor Girardi che è davvero inflessibile nonostante lo stupore dello stesso Colombo, dunque assegna, intanto rivediamo, eccolo qua, il fallo di, commesso da Colombo ai danni di La Camera. Dunque il Rimini può rimettere in gioco il pallone con il suo portiere Consigli e noi possiamo quindi cedere nuovamente la linea a Lino Bitto. Opportunità per Albino Leffe con Carobbio sul pallone, si piazza la difesa del Lecce che lascia alcuni giocatori un po' più avanti degli avversari. Ora c'è il colpo di testa di Tiribocchi, addirittura andato a dare una mano ai propri compagni. Partita che si mantiene apertissima, entrambe le squadre danno l'impressione di poter segnare da un momento all'altro. Il Lecce sa che non può bastare come vantaggio quest'1-0, difenderlo, puntare esclusivamente sulla fase difensiva sarebbe rischiosissimo. L'Albino Leffe ovviamente non ha alternative, con Polonici prova ora a cercare il pareggio. Novità di Gamonti di Brescia, dove l'Ascoli segna il suo secondo gol con Belinghieri all'undicesimo minuto. Il tocco sotto misura del capitano dell'Ascoli, pallone che arriva dalla sinistra e il destro al volo praticamente, che infila la porta avversaria. Brescia 0, Ascoli 2, linea che torna Lino Bitto. Con l'Albino Leffe che non riesce a sfondare, c'è l'opportunità in contropiede per Abruscato, ma Coser di testa riesce ad anticiparlo, applausi del pubblico. Carobbio in possesso del pallone, chiama ancora in causa il portiere. Situazione veramente incredibile ed impronosticabile, pensate, delle sei squadre di testa mi sembra che al momento ben 5 perdano, solo il Lecce sta vincendo. Cellini, Cristiano, prova ad avventurarsi sulla sinistra ma c'è Angelo, Budiansky chiama in causa Tiribocchi, l'intervento efficace di Serafini, mentre c'è una sostituzione naturale direi, entra col numero 20 Valdés che veniva dato come probabile, anzi sicuro titolare, ed esce Abruscato, proprio il numero 9 che gli aveva invece soffiato il posto nella lista dei 22 iniziali. Applausi dalla parte del pubblico leccese ovviamente, che sta seguendo con entusiasmo e trepidazione l'evolversi di questa partita, e c'è Valdés che nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo ci ha deliziato con alcuni tocchi davvero straordinari, mostrando di avere un campionario tecnico sopraffino. Ora c'è il tentativo sulla sinistra di Cellini, Cellini prova a saltare di infilata Fabiano, fa buona guardia il centrale brasiliano. Peluso per Carobbio, Budiansky, gran dinamismo del giocatore ucraino. Cellini sbaglia completamente. Non era facile in corsa di sinistro calibrare questo pallone. Errore quindi del numero 9. La rimessa in gioco di Rosati. Pallone in profondità, salta più alto di tutti Carrobbio, poi Cellini. Opportunità per Cellini che passa Poloni, Budiansky davvero indemoniato, il numero 2 di Papadopoulo, ex dell'Udinese. Colpo di testa di Fabiano, ma il pallone resta in possesso dei giocatori dell'Albino Leffe che ora provano a sviluppare questa azione sulla destra. Il pallone per Cellini che lamenta un fallo ma l'arbitro gli dà torto. Cellini protesta. Ha completamente invertito Rosetti l'interpretazione. Ora ci sono due palloni in campo, fischia il pubblico,
A questo punto conviene a Lecce ovviamente perdere tempo, ma la partita è ancora lunga, quasi mezz'ora al novantesimo più il recupero, mentre c'è la risposta dell'Albino F. Esce con il numero 14 Garlini, entra con il numero 10 Bonazzi, più fantasia quindi per l'Albino Leffe. Garlini è un giocatore più di copertura, mentre Bonazzi ha dei numeri che possono risultare utilissimi all'Albino Leffe per cercare di scardinare la rocciosa difesa del Lecce. Ricordiamo, miglior difesa del campionato, a questo punto di gran lunga era alla pari col Bologna fino a prima dell'inizio delle partite, ma i tre gol rimediati dai rossoblù a Grosseto hanno fatto pendere il piatto della bilancia dalla parte dell'Albino Leffe. Albino Leffe che prova ora invece a incrementare l'attacco e i gol all'attivo, sarebbe fondamentale per cercare una vittoria storica. Già come dicevo prima nel collegamento radiofonico proprio con Massimiliano Graziani nel corso del programma Non Solo Calcio, che va in onda in tutto il mondo dalle frequenze di Rai Italia, qui a Bergamo si è scomodato l'aggettivo storico per questa partita. Non a caso il precedente è qualche anno fa nello spareggio col Pisa per andare in Serie B, e in quell'occasione si pensava che l'Albino Leffe avesse raggiunto il traguardo massimo possibile, e invece ora i seriani sono lì a un passo dalla Serie A, ma c'è intanto da recuperare questo risultato. Il lancio a cercare Cellini, pallone che si perde, e approfitterei di questa situazione per tornare a Pisa e dare la linea a Tiziana Alla. Grazie Lino, qui a Pisa c'è stata praticamente un'azione, una fotocopia di quanto accaduto in occasione del gol. Intanto avete visto, avete intravisto anzi Ciotola che si prepara ad entrare. Ricordiamo, il Pisa è in svantaggio per 1-0, rete segnata da Vantaggiato al terzo del primo tempo direttamente su calcio di punizione dalla lunghissima distanza. Ebbene, al tredicesimo, cioè un paio di minuti fa, c'è stata una fotocopia di quanto avvenuto 10 minuti prima, un altro calcio di punizione praticamente dalla stessa identica posizione, sempre Vantaggiato che si è incaricato della battuta. Questa volta il pallone è sfilato di pochissimo al lato destro della porta difesa da Morello, dunque ha rischiato nuovamente il Pisa su una situazione del genere, davvero comunque inusuale prendere gol da quella posizione. E comunque Ventura a questo punto si prepara a mandare in campo il suo fantasista Nicola Ciotola per provare a rivitalizzare un po' la manovra d'attacco del Pisa, che deve assolutamente cercare quantomeno il pareggio. Dunque Mezzavia in possesso di palla, attaccato però dagli avversari, non si placa il furore agonistico del Rimini che sta continuando a tenere benissimo il campo, anche stimolato ovviamente, incentivato dal vantaggio che ha raccolto proprio all'inizio appunto del primo tempo. Adesso Mezzavilla di prima, il pallone in mezzo, Castiglio che ha provato ad allargare per Gabbioneta, ma aveva capito tutto Zavagno, l'azione fermata dunque del Pisa. Rientra in possesso di palla il Rimini con Bascià per Lunardini, ma c'è una variazione dunque la linea. Sì, è sempre il Menti di Vicenza, stavolta il gol è degli ospiti, il gol realizzato da Evacuo che consente al Frosinone di accorciare le distanze, il parziale dunque Vicenza 2, Frosinone 1. Io tengo ancora un secondo la linea, vediamo se abbiamo l'opportunità di vedere il replay di questo gol, abbiamo visto soltanto l'ultimo tocco, sembra di no, la telecamera è concentrata su una sostituzione nelle file del Vicenza. Linea di nuovo a te Tiziana.
E dunque vedete ancora inquadrato Ciotola, si stava per procedere alla sostituzione, Ventura ha fatto cenno di aspettare ancora un po', poi si è avvicinato a lui il capitano nerazzurro Raimondi, i due hanno parlottato un po', Ciotola si è addirittura rimesso giù i calzettoni e vedete adesso sta per indossare nuovamente il fratino, quindi forse slitta il momento della sostituzione. Vedremo cosa sarà successo, cercheremo di interpretare le intenzioni appunto del tecnico nerazzurro. Intanto Luisi che manovra, allarga sulla sinistra per Trevisan che opta per il lancio lungo alla ricerca della testa di Colombo che fa da sponda per Castillo, ma c'è anche novità dallo stadio Braglia di Modena dove Ravenna si porta in vantaggio con il gol che stiamo vedendo, il colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, quindi Modena 1, Ravenna 2, ma c'era anche un gol a Messina, ma il gol è stato annullato, quindi nulla da segnalare, linea che torna a Tiziana Alla. Eh sì, perché mentre segnalavate questo gol c'è stata una occasionissima per il Pisa, il cross di Danna si è trovato Mezzavilla nella condizione di staccare completamente da solo, ma il suo colpo di testa è finito di poco alto sopra la traversa e dunque occasione sprecata dal Pisa per trovare il pareggio. Ancora il Rimini in avanti con Ricchiuti che ha scambiato con Lunardini, poi all'indietro Pagano, Catacchini, il Pisa si è richiuso, avanza adesso Catacchini, il pallone in verticale lo finisce sui piedi di Vantaggiato che allarga verso Basciama, non giunge il pallone allo svizzero, dunque può provare subito a ripartire il Pisa magari cercando di accelerare un po' la manovra, nulla da fare perché il Rimini si è chiuso nuovamente bene. E allora i nerazzurri fanno girare il pallone che giunge sui piedi di Colombo, decentrato sulla corsia di sinistra, cerca lo spazio per il cross, chiuso però da due avversari. Intanto vedete inquadrato Giampiero Ventura e Gabionetta mette in mezzo, Porchia libera, spazza l'area, riprende poi Zavagno, allarga nuovamente per Gabionetta, suggerisce la sovrapposizione, Gabionetta lo ignora, preferisce servire Trevisan, pallone in verticale per Castillo ma non arriva al centravanti argentino perché ha chiuso bene Basciar, riprende sulla tre quarti poi Luisi, supera un avversario, mette in mezzo, troppo debole però il suo suggerimento. E allora ancora però il Pisa, poi un pallone lanciato in avanti per metterlo fuori, vedete c'è lo stesso Luisi che è vittima di crampi, dunque si sta preparando nel frattempo un cambio, un nuovo cambio, un cambio diverso, cioè non Ciotola ma bensì Stefano Vezzosi, classe 88, uno dei tre primavera che dicevamo in presentazione della gara era stato aggregato appunto alla squadra e vedete che Vezzosi prende il posto proprio di Luisi, abbiamo detto vittima dei crampi, il centrocampista pescarese del Pisa, dunque sarà esordio per Stefano Vezzosi, classe 88 in questo campionato. Dunque mentre si procede alla sostituzione che sta avvenendo abbastanza lentamente, la linea può tornare a Lino Bitto. E mi date la linea mentre Zacchetta realizza il gol del 2-0 direttamente su punizione, la sua specialità, un pallone pennellato da Zacchetta che ora va a festeggiare sotto la curva dei tifosi leccesi, un capolavoro di Zacchetta che ha messo il pallone letteralmente dove ha voluto, eccolo qui, paralizzato Koser, rivediamo potenza e precisione col pallone che si è abbassato all'improvviso, una caratteristica questa dei tiri dei fuoriclasse. Lecce 2, Albino Leffe 0, partita che prende una piega ormai importante. C'è un'altra sostituzione, intanto prova a rispondere, esce Ruopolo, nervoso, è stato ammonito poco fa ed entra con il numero 11 Ferrari, segnalato in gran forma, ha realizzato 9 gol nella partitella infrasettimanale contro una formazione minore,
si affida a lui Gustinetti per tentare di ribaltare questa situazione, e c'è da raccontare anche l'azione che ha portato al calcio di punizione. Era andato via Valdés, una fase di superiorità numerica in 4 contro 3, intanto l'ammonizione per Cristiano che ha pure rischiato il rosso diretto. Dicevo, un contropiede fulmineo del Lecce con Valdés che ha portato palla, situazione di superiorità numerica 4 contro 3 da parte dei giocatori del Lecce, è stato addirittura Cellini a rincorrere Valdés e a commettere fallo da dietro. Buon per lui che l'arbitro non abbia giudicato Valdés nella posizione di ultimo uomo. Tanto tiribocchi anticipato, e da quella posizione Zanchetta, come abbiamo visto, non ha perdonato. Situazione davvero clamorosa, inimmaginabile prima dell'inizio della partita per il Lecce, non tanto per la vittoria che sta maturando qui allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia, quanto per la contemporanea defiance di tutte le altre squadre che conducono la classifica e che mette addirittura il Lecce, ora intanto il calcio di punizione assegnato dal signor Rosetti a favore del Lecce, mette addirittura il Lecce nella posizione di poter puntare addirittura al primo posto, sempre che il Chievo non riesca a ribaltare in qualche modo il risultato che sta maturando sul campo di Mantova. Cottafava in avanti, a questo punto il Lecce arretrerà ulteriormente il baricentro, stiamo vedendo il centrocampo affollatissimo. Intanto è stato sostituito qualche istante fa durante la pausa del collegamento all'opportunità, intanto Ferrari il tiro fuori e c'è la deviazione con Cottafava che si arrabbia con i compagni. Palla d'oro per Ferrari che ha tirato a botta sicura trovando una deviazione millimetrica di Cottafava. Pallone per Carobbio, sinistro al palla in area, difficile da domare, palla molto effettata, poi recuperata ancora da Carobbio che la mantiene in campo. Non c'è fuorigioco, il tentativo di Bonazzi che guadagna il fallo laterale, si butta a testa bassa. L'Albino Leffe in avanti alla ricerca di un gol che riapra in qualche modo la partita, ma perde il pallone Cellini. Poi l'errore di Poloni, opportunità per Tiribocchi con l'errore clamoroso da parte di Valdés che si colpisce la testa in segno di penitenza. Aveva un corridoio enorme Tiribocchi, ma Valdés ancora a freddo evidentemente non è riuscito a dosare il pallone. Ci prova l'Albino Leffe con Carobbio, il passaggio all'indietro. Foglio sbaglia il passaggio, Bonazzi per Cellini. Sul filo del fallo laterale manovra il Lecce, ma il pallone torna in possesso dell'Albino Leffe. Poloni allarga per Peluso. Peluso cerca spazio per il cross contrastato da Munari. Munari è entrato al posto di Angelo, sostituzione che già avevamo visto la scorsa settimana, evidentemente programmata da Papadopoulo. Ora c'è il fallo di Budiansky. Budiansky è davvero un brutto cliente per i portatori di palla dell'Albino Leffe, capace di attaccarsi ai polpacci e di non mollare. Ora il fallo di mano non rilevato dall'arbitro, il tiro, prodezza di Rosati. Ancora Albino Leffe in avanti, libera ora il Lecce. Opportunità per l'Albino Leffe, ancora una volta attentissimo Rosati. Colpo di testa di Fabiano a liberare Bonazzi, poi Poloni mette il pallone in avanti, c'è il fallo di Cristiano, calcio di punizione assegnato al Lecce. Abbiamo superato da poco la mezz'ora, ora compito del Lecce è quello di gestire la partita, sarebbe
davvero imperdonabile sciupare un vantaggio simile. Albino Leffe che negli scontri diretti giocati tutti nelle ultime settimane intanto svirgola il pallone il portiere Rosati. Sostituzione intanto esce col numero 90 Tiribocchi, evidentemente lo ha visto stanco, non se n'era accorto, non aveva capito Tiribocchi, doveva uscire lui, ed entra col numero 27 Corbia. Si affida alla freschezza e alla potenza di Corbia Papadopoulo, ovviamente per dare spessore all'attacco. Andiamo a Rigamonti per vedere il terzo gol dell'Ascoli, lo segna Pesce, da poco entrato in campo sull'assist di Guberti, il controllo di Pesce e il tiro preciso e potente che si infila nell'angolo alto alla destra del portiere del Brescia, quindi Brescia 0, Ascoli 3, linea che torna a Bergamo, Lino Bitto. Seguiamo gli sviluppi di questa azione da calcio d'angolo col cross di Bonazzi in area, cade un giocatore dell'Albino Leffe e poi il fallo ravvisato dal signor Rosetti, ininfluente questo tiro che tra l'altro era finito abbondantemente fuori. Dicevo della sostituzione di Tiribocchi, evidentemente stanco, ma il compito tattico di Corbia è assolutamente identico a quello che aveva svolto fino a quel momento il compagno di squadra. Ora sostituzione, esce col numero 18 Cristiano ed entra Gori. Le prova tutte Gustinetti per cercare di ribaltare questa partita. E dicevo degli scontri diretti dell'Albino Leffe che nell'ultimo, giocati tutti nelle ultime settimane, hanno dato esiti infausti, ha sciupato davvero delle opportunità ghiottissime. Una sola vittoria contro il Bologna, due sconfitte, una col Chievo e una col Brescia, e questa che sta maturando contro il Lecce. Ma ancora c'è tempo per recuperare, anche se il Lecce dà l'impressione a questo punto di avere saldamente in mano le redini del gioco anche dal punto di vista tattico. Seguiamo questo calcio d'angolo affidato al piede di Jaime Valdés, traiettoria con Gervasoni che mette fuori, ma c'era un calcio di punizione prima di andare alla volata finale di questa partita. Io suggerirei, chiamerei in causa ancora Tiziana Alla per un rapido aggiornamento. Intanto seguiamo questa azione con Cellini che cade a terra, c'è calcio d'angolo. Seguiamo gli sviluppi di questo calcio d'angolo, poi daremo la linea a Tiziana Alla per un rapido aggiornamento su Pisa-Rimini. Rosetti va a parlamentare con i giocatori dell'Albino Leffe che chiedevano il rigore addirittura. Cori poco simpatici all'indirizzo di Rosetti, che fino a questo momento ci sembra aver arbitrato bene. Intanto seguiamo la parabola, la colpo di testa in difesa di Corbia, ci sarà un altro calcio d'angolo, teniamo qualche istante ancora la linea con Bonazzi. Sono scesi sia Gervasoni che Serafini, il pallone ancora Bonazzi. Bonazzi, il cross di pugno, Rosati, c'è Carobbio, il pallone sul sinistro, palla che passa davanti all'area di Piccola senza che nessun giocatore dell'Albino Leffe riesca a deviare. La linea può andare quindi a Pisa Tiziana Alla. Qui siamo alla mezz'ora della ripresa, il punteggio è invariato, il Rimini è sempre in vantaggio su Pisa per 1-0 e proprio un minuto fa c'è stata una occasione favorevole ancora per i romagnoli sui piedi di Adrian Ricchiuti, che ha lasciato partire un diagonale di destro indirizzato proprio sul primo palo, ma questa volta Morello, il portiere del Pisa, non si è fatto sorprendere, ha deviato in angolo. Ci sono state, seguiamo allora intanto questa azione del Pisa, il pallone per Colombo che tenta la rovesciata ma lo ferma
Porchia che poi rimane a terra. Probabilmente c'è stato anche uno scontro, il centrale del Rimini forse è stato colpito alla testa, infatti sentiamo adesso il fischio dell'arbitro che ferma il gioco. Eccolo lì, Porchia per terra. Intanto questo è il tentativo di rovesciata di Colombo, che in realtà va a colpire la mano destra di Porchia, un contatto abbastanza violento, comunque nulla di grave, diciamo. Allora nel frattempo, prima di ritornare la linea a Lino Bitto, diamo conto soltanto di altre sostituzioni che sono state effettuate. Ci eravamo lasciati sull'entrata in campo del giovane Stefano Vezzosi, Jolly di centrocampo, ragazzo della primavera, all'esordio in prima squadra, che aveva preso il posto del dolorante Luisi colpito da crampi. Poco dopo è entrato anche, allora intanto la linea costruita. Proseguiremo. Triestina in vantaggio, un bel gol, lo vedete, una traiettoria a metà fra cross e tiro, comunque sorpreso il portiere del Piacenza, autore di questa conclusione è Milani per il vantaggio della Triestina sul Piacenza, 1-0. Tiziana. Sì, soltanto per concludere quanto stavamo dicendo, altre due sostituzioni, è finalmente entrato Nicola Ciotola che ha preso il posto di Castiglio, mentre nel Rimini intanto vediamo vantaggiato, fermato bene però questa volta da Trevisan, nel Rimini Paraschiv ha preso il posto di Bascià, entrambi centrocampisti centrali, non cambia nulla nello schieramento tattico della squadra di Acori. Dunque al 33esimo sempre il Rimini in vantaggio sul Pisa, seguiamo questa azione di attacco dei nerazzurri, il diagonale bloccato tranquillamente però dal portiere Consigli, il diagonale di Colombo, dunque la linea può tornare a Lino Bitto. Rimini che a questo punto può diventare un cliente scomodissimo per l'Albino Lef, che dovrà incontrarlo tra due settimane, ma seguiamo gli ultimi appassionanti minuti di questa partita. Massimiliano, io direi di proseguire fino alla fine, eventuali interruzioni sarai tu a gestirle dallo studio. Seguiamo questo calcio di punizione, il passaggio per Bonazzi, tiro a rientrare, ha provato a dare effetto al pallone ma non è riuscito a tenere basso l'attrezzo, che è finito direttamente sul fondo. Abbondantemente palla quindi per Rosati, che si accinge a rimetterla in gioco. Albino Lef che non molla, ma a questo punto ci vorrebbe davvero un miracolo per consentire ai padroni di casa di acciuffare il pareggio. Prova ora sulla sinistra Bonazzi, Ferrari all'indietro, ancora Bonazzi, si allunga troppo il pallone, c'è Budiansky che subisce fallo, Rosetti è lì a un passo, fischiatissimo Rosetti qualche istante fa per un fallo fischiato a Ferrari in attacco. Poloni per Carobbio, Ferrari fermato, Valdés crea spazio, Munari sulla destra ma non riesce, Valdés, ancora non è entrato in partita il cileno, ora sulla sinistra c'è Peluso, avanza Peluso contrastato da Munari, Peluso, Poloni, Carobbio fermato ancora una volta, recupera palla l'Albino Lef, c'è l'opportunità per Bonazzi che però viene pescato in posizione di fuorigioco dalla bandierina attentissima del signor Calcagno di Michelino. Calcio di punizione quindi con Rosati che mette il pallone verso Corvia, Corvia di testa, c'è l'intervento di Poloni, Gervasoni, Koser che dimostra di non avere un gran rinvio, perlomeno in movimento, Munari è in posizione regolare, Corvia, Corvia in area, il tiro, la prodezza di Koser, occasionissima per il Lecce per chiudere definitivamente ogni discorso. Corvia si è trovato in posizione regolare
tirato verso il palo più vicino, invece di indirizzarlo come suggeriscono i manuali verso il palo più lontano, ha trovato la pronta opposizione di Koser. La traiettoria, il gol! 3-0! Partita virtualmente finita ed è Polenghi, che già due volte aveva sfiorato la segnatura, a realizzare il 3-0. Ed è una partita, rivediamo, davvero stranissima. Punteggio che punisce severamente l'Albino Leffe. Sicuramente oltre i demeriti della squadra di Gustinetti, che aveva mostrato fino a qualche istante fa di essere ancora in partita, e ora sfolla in massa il pubblico di casa deluso. 3-0 di Polenghi, spietato il Lecce, che è davvero in versione esterna e implacabile in queste ultime settimane. Lino, con risultato ormai ampiamente acquisito sul campo di Bergamo, darei la linea per qualche minuto a Pisa, dove il risultato è ancora in bilico e c'è Rimini che sta per battere un calcio di rigore sulla tre quarti. Vai Tiziana. Sì, siamo giunti quasi al 38esimo della ripresa, come ricordavi tu, sempre in vantaggio il Rimini, c'è la Camera e Pagano pronti ad appoggiare, avvantaggiato, che però preferisce non tirare, lascia ancora alla Camera, che ha provato il tocco morbido, ma non c'era nessuno al centro dell'area. Dunque riparte subito il Pisa, c'è stata un'altra sostituzione nel frattempo nel Pisa, un altro esordio di un ragazzo della primavera, si tratta del centrocampista Simone Caciagli, 18enne, che ha preso il posto del brasiliano Adriano Mezzavilla. E dunque il Pisa, quando mancano meno di 7 minuti al 90esimo, prova a inseguire questo pareggio che sembra davvero una chimera. Intanto c'è un aggiornamento. Il bosniaco Dedic può portare la sua squadra, il Piacenza, al pareggio, lo fa sul campo della Triestina, calcio di rigore assegnato per un fallo di mano. Il nuovo parziale, vediamo l'esultanza di Dedic, il nuovo parziale al Menti e al Nereo Rocco è Triestina 1, Piacenza 1. Di nuovo a te la linea, Tiziana. Sì, proprio mentre sta entrando Giuseppe Greco, che ha preso il posto di Daniele Vantaggiato, l'autore del gol, che per il momento sta regalando la vittoria al Rimini sul campo del Pisa. Vantaggiato, un pericolo costante per la retroguardia rossa, per la retroguardia nerazzurra. Linea Lino Bitto a Bergamo, perché c'è un altro gol. Straripa il Lecce, il 4-0 arriva con la firma di Corvia, con un'azione praticamente teleguidata. Osserviamo il replay che ci viene proposto dal regista Emilio Ratti, il tocco di esterno di Ariatti e un altro tocco di esterno a scavalcare l'incolpevole Koser, ma per chi ha visto l'azione in diretta dobbiamo dire che è stato davvero curioso seguire come Corvia dettava lo schema, prima al compagno che ha servito Ariatti, poi allo stesso Ariatti ha detto mettimi il pallone qui. Un gioco da ragazzi, siglare il 4-0, davvero implacabile il Lecce, una lezione che l'Albino Leffe non meritava, Albino Leffe che aveva giocato sicuramente bene, ma il calcio è anche questo, la linea può tornare a Pisa. E allora siamo giunti al 40esimo della ripresa, dicevamo il Pisa alla disperata ricerca quantomeno del pareggio, è un Pisa che nel girone di ritorno davvero è stato un lontano parente di quello del girone d'andata, abbiamo detto comunque delle tantissime defezioni, quest'oggi ci sono 9 gli indisponibili per 21. Il quarto gol dell'Ascoli a Brescia, lo segna ancora Pesce, una serie di finte e poi il sinistro implacabile sul primo palo. Brescia 0, Ascoli 4, linea che torna a Tiziana Alla.
Nel frattempo c'è stato un tentativo di Gabionetta che con uno slalom in aria aveva vinto anche un rimpallo, ma non è riuscito poi a mantenere il pallone in campo per effettuare il cross. Dicevamo, un Pisa al quale la vittoria manca praticamente da 2 mesi, e dopo aver battuto proprio l'Albino Leff per 2-0 il 15 marzo scorso, i nerazzurri hanno inanellato una serie di 6 pareggi e 2 sconfitte fino a quest'oggi, e questa sarebbe appunto la terza sconfitta a questo punto. E dunque una squadra che, come abbiamo detto, comunque è stata davvero penalizzata in questa circostanza dalle tantissime assenze. Intanto qui un brutto fallo di Trevisan ai danni di Greco, il nuovo entrato che ha sostituito Daniele Vantaggiato, fino a questo momento il match winner. Dunque il Rimini ancora in zona d'attacco quando sta per scoccare il 42esimo della ripresa. Il Pisa non riesce, negli ultimi minuti fa sempre più fatica ad uscire dalla propria metà campo, un affondo intanto di Catacchini fermato in fallo laterale, eccolo inquadrato. Catacchini è entrato nel primo tempo al posto di Vitiello. Intanto Greco che ha provato a far pervenire il pallone a Ricchiuti, un rimpallo, e poi comunque il pallone viene fatto carambolare sullo stesso Ricchiuti. Dunque il Pisa guadagna la rimessa laterale, ma deve ripartire praticamente dall'altezza della propria area, e già si è fermata la ripartenza del Pisa. Ancora Catacchini alla rimessa laterale in favore del Rimini, vedete inquadrato di spalle Giampiero Ventura. Il pallone in avanti viene preso da Ricchiuti che lo smista verso la camera entra in area, è costretto però ad allargarsi, inseguito da 2 avversari, non è riuscito a trovare lo spazio per il cross, finisce anche per commettere fallo. Dunque calcio di punizione in favore dei padroni di casa. Capitan Raimondi prova a far ripartire i suoi, ma l'azione è lentissima, addirittura affida il pallone a Morello, probabilmente per il rinvio lungo, così è, il portiere esce addirittura dalla propria area per aumentare la potenza della gittata del proprio rinvio, ma la retroguardia del Rimini ribatte. Paraschiv, il romeno per Greco che gira per Pagano, c'è spazio davanti a lui sulla corsia di destra, Pagano si accentra, il velo di Ricchiuti, ma il pallone non ha raggiunto Greco, e dunque riparte ancora il Pisa con Danna, il pallone lungo in profondità verso Colombo che non è riuscito però a girarlo per il suo compagno. Dunque il Pisa deve ripartire ancora una volta dalla propria tre quarti con Trevisan, avanza il difensore centrale nero-azzurro, affida a Zavagno, ammonito pochi minuti fa, poi Ciotola, si è visto poco Ciotola fino a questo momento, Gabionetta, il colpo di tacco, il pallone non è filtrato però è stato chiuso bene da Peccarisi. Gabionetta insegue il proprio avversario, si tratta di Lunardini che però difende bene il pallone, Paraschiv e poi Bravo all'indietro verso Porchia. Un aggiornamento ancora. Andiamo un attimo a Bergamo da Lino Bitto per il finale, poi torneremo a Pisa da Tiziana Alla. È finita da qualche istante, ha fischiato il signor Rosetti, 4-0 per il Lecce, epilogo clamoroso quindi per questa sfida al vertice, e il Lecce che solo 7 giorni fa sembrava fuori da ogni discorso per la promozione diretta è incredibilmente in pole position in questo momento. Il Lecce è infatti secondo in classifica, se il campionato finisse ora il Lecce sarebbe promosso direttamente in Serie A, ma la linea può tornare a Tiziana Alla. Greco, il sinistro, il palo ed il gol, un contropiede micidiale del Rimini portato avanti da Ricchiuti che ha servito, eccolo qua, Greco che arriva al limite dell'area, lascia partire un insidioso sinistro che centra il palo interno alla sinistra di Morello e finisce poi in fondo alla rete. Dunque anche qui la partita praticamente si conclude proprio al 45esimo, il raddoppio del Rimini con Giuseppe Greco che firma la sua 7ª rete stagionale, vedete va ad abbracciare Ricchiuti, buona parte del merito di questo raddoppio, eccolo qua il colpo di tacco di Greco, Ricchiuti porta via su di sé un paio di difensori, poi libera praticamente Greco
che non ha grandi difficoltà a quel punto a battere Morel. Abbiamo superato anche il 45esimo, non è stato inquadrato neanche in questo caso il quarto uomo con la lavagna luminosa, ma la partita praticamente anche qui è finita con appunto il raddoppio di Greco una trentina di secondi fa, dunque vantaggiato al terzo, Greco al 45esimo. Intanto Gabbionetta al limite dell'area cerca di destreggiarsi, il sinistro blocca tranquillamente Consigli. E intanto sentite comunque l'incoraggiamento del pubblico del Pisa nonostante la sconfitta. Dunque il Pisa ha perso un'ottima occasione per mettere al sicuro quantomeno il sesto posto. Ventura lo aveva detto, se ci riusciamo, se una vittoria avrebbe consegnato aritmeticamente al Pisa i playoff, se ci riusciamo 4 giorni di riposo per tutti, così non sarà. Dunque bisogna stringere i denti, ma soprattutto bisogna recuperare i tantissimi infortunati, a parte quelli per i quali comunque la stagione è chiusa, pedine importantissime, lo ricordiamo, come Cerci e Kutuzov, infortuni importanti, gravi per loro, che hanno tolto 2 armi pericolosissime a Ventura. Intanto la conclusione dal limite, si salva in 2 tempi Consigli. E dunque il Pisa dovrà stringere ancora i denti in queste settimane. Vediamo l'appoggio di Colombo, è stato Danna a scoccare un gran destro bloccato in 2 tempi appunto da Consigli. Siamo già 2 minuti e mezzo oltre il 90esimo, c'è ancora dunque qualche minuto da giocare. Fermato Trevisanne in fallo laterale, poi Ciotola fermato da Paraskiv e Pagano. C'è ancora spazio per la ripartenza del Rimini, viene fermato però il giocatore romagnolo, in questo caso la camera da Caciagli, proprio uno dei 2 giovani che comunque in questa giornata amara per il Pisa hanno almeno la soddisfazione di aver regalato alle statistiche appunto il giorno del loro esordio in prima squadra. Si tratta di Caciagli e di Vezzosi, 2 centrocampisti. Mentre il Rimini sta per battere questo calcio di punizione, quando siamo 3 minuti e mezzo ormai oltre il 90esimo, c'è Morello che sistema la barriera, il pallone è toccato all'indietro, dunque il Rimini preferisce far girare palla. Pagano all'indietro verso Catacchini, in avanti il Pisa riconquista palla per questa rimessa laterale, ma ricordiamo la partita ormai ha davvero pochissimo da dire. Rimini in vantaggio per 2-0, entrambe nella ripresa le reti, con vantaggiato al terzo e con Greco al 45esimo. Eccolo qua il triplice fischio del signor Girardi, dunque, che sancisce questa sconfitta del Pisa. Si tratta dell'ottava sconfitta stagionale per il Pisa, terza casalinga, mentre invece per quanto riguarda il Rimini è la 17esima vittoria, l'ottava in trasferta, una vittoria che è davvero insperata. Il Rimini è stato bravissimo, cinico, ad approfittare delle difficoltà di questo Pisa decimato di Ventura, che dunque ha fallito la prima occasione per mettere al sicuro il sesto posto che vale i playoff, che sarebbe valso i playoff. E dunque dall'arena Garibaldi, con le immagini dei tifosi, pochissimi tifosi in festa del Rimini.